Matei, un 3-2, una partita molto particolare, però anche un punto conquistato con merito, ha mancato poco. Sì, purtroppo ci è mancato poco, è stata la squadra avversaria che ci ha messo tanta pressione, hanno battuto molto bene credo oggi, nonostante che anche noi abbiamo provato di dare fastidio con la nostra battuta, loro sono stati un pochettino più bravi e si sono meritati questi due punti. Anche una prestazione di carattere, perché dopo due set difficili non era scontato riuscire a risalire la china, soprattutto con un avversario così forte. Sì, sì, eravamo sempre lì, cioè, ovviamente come hai detto tu non era scontato, però secondo me potevamo anche farci qualcosina in più ai certi momenti. È andata come è andata, pensiamo alla prossima. Mimmo, una partita molto lunga e difficile, con anche la tua sorpresa, a un certo punto sei entrato e hai retto benissimo il campo. Non era così scontato, soprattutto con dei battitori così potenti come quelli di Perugia. Complimenti. Sì, sì, non è stato assolutamente facile entrare in questa partita, molto difficile da ogni punto di vista. Loro erano imbattuti, noi abbiamo provato e penso abbiamo provato benissimo a vincere questa partita, non ci siamo riusciti per un pelo, però siamo contenti della nostra prestazione. Il bicchiere è sempre mezzo pieno, soprattutto guardando la classifica, un punto con Perugia non l'aveva preso nessuno sino ad ora. Sì, sì, siamo contenti anche per quello, è ovvio che volevamo la vittoria, però lavoriamo per il futuro. Emozioni particolari per te in una partita così importante? Sì, sin troppo, perché non è stato facile, ti ripeto, entrare in questa partita così importante, però penso di aver retto bene l'emozione. Angelo, una bella partita, un punto prezioso, forse il pubblico vuole anche qualcosa in più, ma va detto che avete fatto un grande recupero dopo il terzo set. C'è tanto, l'approccio mi sembrava discreto, abbiamo buttato nel cestino un set e un terzo di set. Il secondo set e il primo terzo del terzo set. Questo non significa che Perugia non può andare sopra con noi, tutt'altro. Però abbiamo gestito situazioni che sappiamo gestire meglio e ci alleniamo per gestire meglio, ma anche per queste partite qua. Comprendo che quando tu giochi con Perugia, quando li vedi lì di partire, dici adesso arrivano, adesso arrivano, adesso arrivano. Però un conto è quello che fanno loro dalla loro parte, un conto è noi, insomma. E ci sono state delle situazioni dove possiamo fare meglio. Poi probabilmente stasera non era la Perugia migliore dell'annata. Speriamo nemmeno noi. Questo però rimane un punto pesante per la classifica, perché sino ad ora nessun avversario l'aveva mai preso. Guarda, sulla classifica è più un punto, una cosa d'onore, perché saranno dei quarti veramente complicati, per quello anche che stiamo spingendo un pochettino in queste settimane più libere, perché questi quarti qua saranno molto molto complicati.